Ed eccoci, buongiorno, siamo in diretta, ben ritrovati a Vera Mattina, buon lunedì, buon inizio settimana. Noi partiamo come sempre dalla cronaca, lo faremo anche oggi trattando tante storie. A brevissimo torneremo sul caso della tragedia all'Hotel Rigopiano alla luce della sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello circa un mese fa. Prima però vogliamo tornare su una storia. Il prossimo 12 marzo sarebbero stati 2 anni dalla scomparsa di Andrea Rapciuk, la 27enne, il cui corpo ormai resti senza vita, sono stati ritrovati nel gennaio scorso in un casolare di Monte Carotto. Ebbene, a 2 anni da quella ricorrenza, mamma Giorgeta, che naturalmente è disperata e non si dà pace per aver perso sua figlia, ha voluto organizzare una fiaccolata per le strade di Jesi, la città nella quale Andrea viveva ed era ben voluta e amata da tutti. Questo è il post, grazie alla nostra regia, che Giorgetta ha voluto condividere sulla sua pagina Facebook. E io vado a collegarmi con il nostro Ciro Montanari, che si trova proprio a Jesi. Buongiorno, Ciro. Buongiorno Jessica, buongiorno da una piovosa Jesi. Oggi è una di quelle giornate, insomma, che le perturbazioni avevano preannunciato e vedremo come si protrarranno le cose. Allora, come tu hai detto da studio, è una richiesta della mamma Giorgetta, quella di perpetuare questa fiaccolata che si svolgerà martedì prossimo. Il 12 marzo si partirà da Arco Clementino, che siamo praticamente nel centro di Jesi, e questo è il luogo di partenza da dove poi si snoderà un corteo che giungerà fino a Piazza Federico II, la piazza del teatro, la piazza che poi collega all'amministrazione di Jesi, al comune di Jesi. Perché la mamma ha voluto ricordare questa ricorre ha voluto ricordare insomma questo appuntamento gettando insomma attraverso Facebook un appello importante, perché non bisogna dimenticare, perché si sono un po' abbassati i riflettori, anche se era normale che fosse dopo le attese che ci sono in queste giornate per avere riscontri concreti sugli esiti delle analisi, e la mamma non vuole assolutamente dimenticare che sono trascorsi 2 anni, 2 anni dalla scomparsa di Andrea, precisamente sarà il giorno 12 di marzo, e da allora si chiede giustizia. Per questo motivo la mamma Giorgetta chiede giustizia, chiede attraverso i familiari, gli amici e tutti i giornalisti che decideranno di partecipare a questa bella, importante fiaccolata, questa emozionante fiaccolata del prossimo martedì 12 marzo, per tenere alta l'attenzione su un caso che merita veramente di avere delle risposte chiare, precise e concrete da tutti i punti di vista. Sarà anche una marcia importante per lanciare un messaggio contro la violenza sulle donne, perché così poi scrive la mamma Giorgetta, questa è una marcia contro la violenza sulle donne, perché indipendentemente da come si sono svolte le cose, da come poi la giustizia accerterà si sono svolti i fatti, di certo questa morte è determinata da una violenza nei riguardi di una ragazza che comunque non riusciva più a gestire la propria vita dal punto di vista emotivo. Questo è perlomeno l'appello, la richiesta e soprattutto l'accusa che rivolge la madre per avere giustizia su tutto quello che sta accadendo. Dunque, appuntamento alle ore 21 del prossimo 12 marzo dall'Arco Clementino di Jesi fino a Piazza Federico II per una fiaccolata che sicuramente richiamerà veramente tantissime persone da tutte le regioni. Ovviamente noi ci saremo con le nostre telecamere, Jessica. Grazie Ciro, ricordiamo che in questo momento le indagini vanno avanti. Unico indagato è l'ex fidanzato di Andrea, Simone Gresti, il 44enne. Nei confronti del 44enne diverse ipotesi di accusa di reato, che spaziano dal sequestro di persona allo spaccio all'omicidio volontario in alternativa all'istigazione al suicidio. Peraltro la procura, correggimi Ciro se sbaglio, ha disposto degli esami irripetibili su una trave in legno nella quale sarebbe stata incisa, forse, da Andrea, chissà, una frase che aprirebbe, diciamo, diversi scenari anche a quella del gesto volontario. La 27enne forse avrebbe deciso di farla finita quella drammatica sera del 12 marzo, ma è una versione alla quale mamma Giorgetta, immagino, non crede. Ciro, confermami tu. No, no, non crede, la mamma non crede, ovviamente il fidanzato Simone Gresti respinge, e dunque da tutti i punti di vista la situazione va
avanti con tanti interrogativi da sciogliere, perché insomma non ci dimentichiamo la cosa principale, che poi insomma questo corpo è stato ritrovato solamente alcune settimane fa a pochissimi centinaia di metri di distanza dal luogo dove è scomparsa la ragazza. Quindi insomma ancora dovrà essere davvero chiarito perché quel corpo stava lì e perché i cani molecolari non sono stati in grado di fiutarlo, di individuarlo nei mesi precedenti, perché insomma questo poi è un interrogativo che dovrà assolutamente essere sciolto per il proseguimento delle indagini. Su questo è fondamentale il parere, l'esito degli esami dell'ematologo Stefano Vanin, uno dei più importanti ematologi nazionali, che ha dato risposte a casi importantissimi in tutta Italia, che sta esaminando il comportamento delle larve, degli animali, insomma, che eventualmente possono far parlare le ossa rinvenute in quel casolare, capire da quanto tempo stavano lì, se sono state trasportate successivamente oppure se sono state sempre lì dal primo giorno, dal 12 marzo del 2022. Questo assolutamente non va mai e poi mai dimenticato. Adesso ovviamente ci occuperemo di questa bella marcia, di questa emozionante camminata per le vie di Iesi, ma di certo le indagini devono portare a dei riscontri concreti al più presto. Grazie al nostro Ciro Montanari, buon lavoro Ciro, noi continueremo a parlare, a seguire il caso di Andrea come degli altri del resto. E andiamo avanti, a proposito di anniversari, quest'anno 7 anni dalla tragedia dell'hotel Rigopiano, il resort di Farindola spazzato via da una slavina che alle 16.49 del 18 gennaio 2017 travolse il resort di lusso portando via 29 persone. Lo sapete, nel scorso febbraio, il 14 febbraio, si è pronunciata la Corte di Appello che ha rivisto, aggravando le posizioni di 3 imputati e condannando altri 3 imputati, quindi il bilancio in appello è di 22 assoluzioni e 8 condanne. Partiamo da questa copertina. Spazio! Corridoio! Bravo! 118 chiedi? 118. Noi siamo all'hotel Rigopiano di Farindola. C'è stata una bufera! Non c'è più! Non c'è più! Siamo solo io e questa persona! Non c'è più! Dei dispersi! Ci sono dei dispersi! C'è stata la valanga, non c'è più niente! Polizia, buonasera. Ah, buonasera, per cortesia, in questo momento, 5 minuti fa, ho ricevuto un messaggio tramite WhatsApp, mi ha parlato il mio cuoco da Farindola, hotel Rigopiano, dice che è crollato, cioè i bambini piccoli in mezzo alla strada, c'è la neve, non si esce, non si parte, bloccati lì tutti. Allora guardi, questa storia va avanti da stamattina, i vigili del fuoco hanno fatto le verifiche e non c'è nessun crollo all'hotel Rigopiano. E fino alle 11 ho colloquiato col cuoco, aiuto, aiuto, aiuto. Io sono condannato a vita, dopo quello che mi è successo, ho un'unica figlia. Dopo 5 ore di camera di consiglio, il giudice della Corte d'Appello dell'Aquila hanno emesso la sentenza per la strage di Rigopiano. 5 condanne erano state emesse in primo grado, nella sentenza di secondo grado sono diventate 8. Delusione no, perché comunque il miglioramento c'è stato sicuramente, però mi aspettavo che fosse una pagina di giustizia più ricca.
Questa è la nostra copertina, do il benvenuto ai miei ospiti, a cominciare dal presidente della sezione penale della Corte d'Appello d'Abruzzo, il dottor Aldo Manfredi, benvenuto. Grazie. E grazie anche a Salvatore Sant'Angelo, giornalista e saggista, benvenuto qui a Vera. Buongiorno. Allora presidente, rivedendo quelle immagini, immagino la difficoltà anche nell'affrontare un giudizio, un dibattimento dall'altra parte, dalla parte di chi poi è chiamato a pronunciarsi. Lei ha presieduto il collegio che poi è arrivato a questa sentenza, parleremo anche dei tempi record nella quale questa sentenza è arrivata, però ecco, il carico emotivo. Il carico emotivo è indubbio, vedere queste immagini, vi dicevo prima, hanno riacceso l'angoscia che ho vissuto, leggere le carte, leggere, ripercorrere quegli avvenimenti sicuramente coinvolge, no? Confrontarsi con un fatto, con un processo che tratta un'imputazione, che vede un evento che ha determinato la morte di 29 persone, certamente insomma, è qualcosa che ti prende e che ancor più necessita e impone la tua professionalità, che vuol dire essere capace di rimanere lucidi, freddi, non farsi coinvolgere, pur nella comprensione evidentemente, no, della sofferenza delle persone, delle vittime. Certo. Ma anche della comprensione della sofferenza di chi è stato imputato per 6 anni, 7 anni e che... Che ha sopportato perché il peso del processo, Sant'Angelo, certo. Perché diciamoci la verità, allora intanto chiariamo una cosa, questo processo di appello ha portato ad una novità, anzi a 3 novità importanti, ovvero l'aggravio delle posizioni dei 3 imputati che sono l'ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, che è stato condannato a 1 anno e 8 mesi, l'ex capo di gabinetto Leonardo Bianco, anche in questo caso condannato per falso ideologico, per diciamo, delle dichiarazioni che non erano tali e corrispondenti a verità rispetto al momento in cui sono scattati gli allarmi e quindi i soccorsi, e poi ancora la condanna a 2 anni e 8 mesi per l'ex capo dell'ufficio tecnico del comune di Farindola. Ecco, mediaticamente questa storia che peso ha avuto? Ma certamente ha avuto un peso rilevante, tanto complimenti anche per la costruzione di questa trasmissione, come anche delle altre che hanno la capacità di seguire i fatti di cronaca, ma senza quella morbosità che purtroppo spesso troviamo in altre modalità di approfondimento. La cronaca certamente riempie le pagine dei giornali, fa audience, ma non sempre poi ci permette di arrivare alla costruzione di un giudizio lucido, come diceva prima il Presidente, rispetto a quello che accade, perché l'onda emotiva che chiaramente i mezzi di informazione tendono ad alimentare può anche alterare questo processo. Processo in generale di comprensione, certo. Non parlavo del fatto tecnico in sé. Certamente questo fatto di Rigopiano, che ha colpito l'Abruzzo dopo le 2 tragedie del terremoto dell'Aquila e il terremoto del centro Italia, quindi Abruzzo, Lazio e Marche, ancora una volta rimette al centro il tema della cultura del rischio, che in un paese come il nostro, esposto da un punto di vista sismico, da un punto di vista alluvionale, di tenuta complessiva dei territori, troppe volte viene trascurato. E quindi è importante avere la capacità di mettere al centro una modalità di comunicazione d'emergenza che ci permetta di gestire al meglio situazioni come quelle drammatiche che abbiamo visto. Forse la cosa che ci ha colpito di più e che stona è stata l'assoluta mancanza di empatia di alcuni operatori, che chiaramente messi sotto pressione dalla mole di richieste di aiuto di quei giorni non riescono ad entrare, diciamo, in sintonia con quel determinato accadimento e anche a determinare un ordine di priorità degli interventi in grado poi di riuscire a gestire al meglio quel tipo di difficile condizione. Certo, non vogliamo fare dei processi mediatici, non è questa la sede, lo abbiamo detto peraltro, esistono le aule di tribunale là dove si fanno i processi. Vorrei tornare su un'altra faccia di questa vicenda che è rappresentata dai tempi, perché
perché quest'anno, insomma, sono trascorsi 7 anni, più volte, a più riprese, i familiari delle 29 vittime avevano denunciato una lentezza della giustizia. Ecco, poi ad un certo punto, Presidente, si è arrivati ad una svolta, nel momento in cui il caso Rigopiano finisce sul tavolo della Corte d'Appello dell'Aquila. Sì. I tempi sono stati lunghi, in parte inevitabilmente, perché voi capirete che anche la fase di indagine, no, relativa a questo fatto è stata estremamente complessa e quindi ha impegnato tempi piuttosto ampi. Poi c'è stata la fase del giudizio di primo grado, che è stato indubbiamente particolarmente complesso. E quindi questo processo è arrivato in Corte d'Appello a luglio scorso, ormai a ridosso del termine massimo di prescrizione, perché questo il reato per cui è stato pronunciato la condanna, che è quello dell'omicidio colposo plurimo, ha una prescrizione massima di 7 anni e mezzo, e considerando le sospensioni che ci sono stati, è un reato che nel concreto si prescriverà a febbraio del 2025. È arrivato sul mio tavolo a luglio scorso e quindi c'è stata immediatamente la percezione della necessità di procedere in tempi rapidissimi per evitare quello che sarebbe stato una nefandezza, ho detto io. Ecco, no? Esatto. Mutuando proprio le sue parole, abbiamo evitato la nefandezza della prescrizione, provandolo a spiegare a chi ci segue, anche se è un argomento molto tecnico. Che cosa sarebbe cambiato se la sentenza della Corte d'Appello fosse arrivata ad esempio a marzo e non il 14 febbraio? Sarebbe cambiato che se fosse arrivato a marzo, fosse arrivata ad aprile, quasi certamente si sarebbe arrivati in Cassazione con la dichiarazione di prescrizione. Perché? Perché pronunciata la sentenza, il giudice poi deve redigere le motivazioni di questa sentenza, no? La sentenza è la decisione, poi il giudice deve spiegare perché ha deciso così, e quindi c'è un termine per redigere le motivazioni, che stiamo redigendo. Ci siamo presi 90 giorni, voi capite perfettamente che la motivazione di una sentenza del genere sarà una motivazione probabilmente, non so, di 250-300 pagine. Si tratta di valutare questioni complicatissime. Qui, in questo caso, si trattava di affrontare, diciamo, i temi salienti del diritto penale, della colpa, no? Tutte le tematiche, tutte. Quelle che poi la colpa ha varie declinazioni. Ecco, ma tutte quelle che si insegnano all'università, quindi la prevedibilità, certo, l'evitabilità, la posizione di garanzia e così via. Quindi questioni complessissime, 25 posizioni, 50 parti civili, quindi capirete, quindi tempi. Quindi sentenza, tempi per la motivazione, depositata la motivazione, ci sono 45 giorni di tempo per le parti per proporre impugnazione, nel caso di specie ricorso per Cassazione. Poi il fascicolo deve essere riassemblato, ripreparato e trasmesso. E probabilmente questo fascicolo sarebbe arrivato alla Corte di Cassazione, non so, a settembre, ottobre, a novembre, a cose ormai fatte, no? E quindi la fine di questa cosa sarebbe stata una dichiarazione di prescrizione che avrebbe cancellato tutto. E sarebbe stata un'offesa a tutti, no? Sarebbe curioso poi capire anche come siete riusciti ad arrivare in 2 mesi garantendo tutte chiaramente le tutele che vanno assicurate a chi si trova imputato in un processo, e sappiamo che oggi giustamente il nostro ordinamento prevede tutta una serie di garanzie, come giusto che sia. Però perché ad esempio la Corte d'Appello dell'Aquila arriva a sentenza nel giro di 2 mesi, riuscendo a chiudere un dibattimento, ed altri processi invece, Sant'Angelo, durano mesi e mesi? C'è questa disparità, un non allineamento nel lavoro delle varie corti? Beh, direi che il calendario giudiziario e la sua applicazione è stato uno strumento fondamentale, e poi, diciamo, non perché il Presidente è qui, ma ci sono dei contesti dove si esercita anche una leadership e una autorevolezza che permettono
diciamo, di trovare anche un punto di equilibrio, cioè il fatto che gli avvocati, le parti civili, tutti coloro che sono stati coinvolti all'interno di questo articolato procedimento hanno visto, riconosciuto nella costruzione del processo in sé la propria partecipazione, è chiaro che ha permesso di smussare gli angoli e di velocizzare il più possibile questo tipo di approccio. Ecco, ci terrei molto a sottolineare questo aspetto, diciamo, del valore e della qualità anche manageriale che si può ritrovare nei tribunali, perché in un contesto come il nostro, dove in modo forsennato si cerca di riformare continuamente, lo sentiamo, questa è la parola che accompagna l'azione dei politici in tutti i campi, istituzionale, giudiziario, poi la giustizia è un campo che spesso si presta anche ad una contrapposizione, diventa un campo di battaglia, mettere al centro la qualità dell'azione degli uomini, delle donne che a tutti i livelli sono chiamati, diciamo, a lavorare intorno a questi delicati argomenti, forse può fare veramente la differenza. Quindi certamente la giustizia è un aspetto critico del nostro paese, lo dicono tantissimi indici, più quella civile rispetto a quella penale, su cui bisogna mettere grande attenzione, lo fa per esempio il PNRR, l'allocazione più focalizzata e finalizzata delle risorse, però in questo caso ancora una volta c'è la dimostrazione che sono gli uomini e le donne con la loro attitudine, il senso del dovere e la professionalità che possono fare la vera differenza. Parliamo di prescrizione perché, diciamo, è un tema caldo anche sul tavolo della politica, è stata licenziata dalla Camera dei Deputati il testo di legge che prevede una riforma, la quinta, mi corregga se sbaglio, negli ultimi 19 anni, quindi questo insomma rende... mi sembra che stiamo andando verso quello che dicevo, cioè c'è una forsennata voglia di riformare, poi in qualche modo che cosa accade? Che la politica, quando non riesce a dare sempre delle risposte concrete, e tra l'altro siamo in una fase particolarmente delicata del contesto nazionale e internazionale, si insegue l'agenda delle riforme, no? Che diventa in qualche modo un feticcio. Certamente muoversi in modo così ondivago su una materia di una delicatezza di questo tipo, perché siamo passati dall'annullamento della prescrizione al suo ripristino e tutta una serie di meccanismi che si sono inseriti all'interno di questo discorso, certamente rischia di ingenerare più confusione che non un approccio lineare rispetto alla materia. A questo punto vorrei sentire cosa ne pensa il Presidente Manfredi su questo. Prima di tutto vorrei tornare al profilo precedente. Devo dire io rivendico con orgoglio quello che abbiamo fatto, dico abbiamo, perché è stata tutta un'organizzazione che ha funzionato e che funziona. Certo, è vero, non in tutte le sedi giudiziarie funzionano allo stesso modo, devo dire complessivamente che la situazione sta migliorando. Per quanto ci riguarda, ecco, noi rivendichiamo il fatto, lei pensi, io quando arrivai alla Corte d'Appello dell'Aquila come semplice giudice, la Corte d'Appello dell'Aquila pronunciava ogni anno qualcosa come 1.500-2.000 sentenze che dichiaravano la prescrizione. Lo scorso anno ne abbiamo dichiarate 200, per fatti tutti minimali. Quindi vuol dire che siamo riusciti a darci un'organizzazione, a individuare percorsi virtuosi che ci consentono, ci hanno consentito di fare tutto questo. Nel caso di specie, ecco, è un'organizzazione che si avvale oggi, dato molto importante, delle risorse del PNRR, che hanno permesso l'assunzione di giovani, di ragazzi bravissimi, noi ne sono arrivati più di 10 da noi, che ci hanno dato una grandissima mano. Ecco, è arrivato questo processo, noi ci siamo messi a lavorare a metterlo su, perché già metterlo su è complicato, capisce? Qual è stato l'aspetto più difficile? Metterlo su, far partire tutte le notifiche, dovevano partire 80 notifiche in modo tale che andassero tutte a buon fine, perché se ne saltava una il processo non partiva. E allora ad agosto si è lavorato, c'è gente che non ha preso le ferie, io stesso sono stato lì, peraltro non amo andare fuori ad agosto, quindi non mi ha pesato più di tanto. E siamo partiti, abbiamo organizzato un calendario di udienze serratissimo e siamo riusciti a fare tutto questo. Dal punto di vista generale, ecco, io condivido l'intervento di riforma perché non condividevo quello che è stato fatto, e cioè che la prescrizione fosse bloccata alla sentenza di primo grado, d'accordo? Perché la prescrizione è certamente un passaggio doloroso che ha delle conseguenze perniciose, ma è un principio di civiltà, no? Perché è chiaro che non è giusto che una persona rimanga in attesa anni e anni, certo. E che si arrivi a una sentenza, non so, 10 anni dopo il fatto, quando questo soggetto che ha commesso il fatto probabilmente è una persona diversa, no? Da quella che aveva commesso quel fatto. Quindi è un principio di civiltà che va coniugato certamente, eccetera. Quindi
il ritorno a un meccanismo che poi sostanzialmente è quello della legge Orlando, cioè che prevedeva la prescrizione con degli allungamenti, no? Nelle fasi dell'impugnazione, mi sembra giusto, tanto quando non condivido tante altre cose che stanno facendo, ma questa la condivido perché insomma è giusto che sia così. La prescrizione si evita in un solo modo, facendo i processi, ecco, mettendo la macchina in condizioni di fare i processi in tempi ragionevoli. Depenalizzare le fattispecie di reato? Sicuramente depenalizzare ancora, è stato fatto abbastanza, la riforma Cartabia indubbiamente ha dato una mano, si può fare ancora. Ecco, per esempio su questo piano si dice che si deve depenalizzare e invece si introducono nuovi reati, no? Il rave eccetera, che sono a mio avviso cose completamente inutili. Ecco, quindi sicuramente... Secondo la sua esperienza, l'abuso d'ufficio è uno di quei reati che portano poi all'archiviazione nella maggior parte dei casi oppure rimangono un presidio da conservare? Io non condivido l'idea di abrogazione dell'abuso d'ufficio. È un reato indubbiamente che ha subito varie manipolazioni, vari interventi di riforma, no? Dovuti a che cosa? Al fatto che si diceva, e forse giustamente, che era un reato troppo vago, troppo generico, che quindi consentiva, perimetro poco chiaro. Perimetro poco chiaro che consentiva di contestare qualsiasi cosa, no? E a questo si è posto limite, perché l'ultima versione dell'abuso d'ufficio è molto netta e sanziona condotte molto chiare. Quali sono? Quella del pubblico ufficiale che abbia violato una specifica norma di legge, no? Laddove non vi siano profili di discrezionalità, quindi si impedisce al giudice di intervenire sulla discrezionalità, che abbia arrecato un danno ingiusto o un vantaggio patrimoniale ingiusto. E io dico che, insomma, ecco, togliere, no? Privare di tutela comportamenti del genere è rischioso. Io non lo condivido. Siamo in conclusione, per chiudere, cosa ci portiamo dietro da questa vicenda, Rigo Pino? Beh, certamente, come dicevo all'inizio, ci portiamo il fatto di dover mettere al centro una cultura del rischio diffusa, perché proprio le nostre società in un paese come l'Italia sono particolarmente esposte ad eventi drammatici di questo tipo e quindi è fondamentale che anche la comunicazione riesca a entrare nella parte della prevenzione, a gestire al meglio il momento dell'emergenza e poi accompagnare anche il momento in cui bisogna discutere e dare il giusto peso alle diverse responsabilità. E poi, sempre per chiudere questo ragionamento, sempre la centralità del fattore umano rispetto alle procedure e ai meccanismi, perché poi sono gli uomini e le donne a fare la differenza. Presidente? Condivido quello che ha detto il professor Sant'Angelo. Certo, ecco, la cultura del rischio, l'attenzione all'emergenza, perché noi in questa sentenza comunque abbiamo individuato delle responsabilità, evidentemente, no? Che sono state dichiarate. Abbiamo ritenuto che non sussistessero poteri di responsabilità nei confronti di altri soggetti, ma abbiamo individuato delle responsabilità, il che vuol dire che quella fase di emergenza per certi versi non è stata gestita bene. Ha parlato con i familiari delle vittime? C'è stato spazio per incontro? No. Non ho parlato e non potevo parlarci. Certo. Beh, chiudiamo qui una vicenda dolorosa. Vediamo e staremo a vedere dopo le motivazioni delle sentenze che sono attese per il 10 maggio, dico bene? 10 maggio. Ecco, decorreranno i tempi entro i quali si potrà proporre eventualmente l'appello in Cassazione. Sì, sicuramente ci sarà il ricorso per Cassazione, valuteremo la Cassazione cosa dirà e poi chi ha voglia e tempo potrà dilettarsi a leggerla. Per farsi un'idea di certo. Perché abbiamo deciso quello che abbiamo deciso. Ma farà certamente scuola, quindi diventerà anche sul tema della comunicazione d'emergenza e del rischio uno snodo importante nella storia recente del nostro paese. Sì, concludo dicendo, in Italia c'era stato questo precedente che ha fatto scuola, che era quella relativa alla sentenza di Sarno, no? Sentenza della Cassazione che è un po'... E questa penso sarà di altrettanto rilevanza E noi siamo contenti di aver contribuito a scriverne in parte oggi qui con il presidente della Corte d'Appello Penale d'Abruzzo. Grazie Aldo Manfredi, grazie a Salvatore Sant'Angelo. Noi ci rivediamo subito dopo la pubblicità. Vi aspetto qui.